Davide Giacalone, buongiorno. Buongiorno, pronti? Eccoci qua. Eccoci qua. Davide, da buon siciliano d'origine, insomma, avrà riconosciuto, no, quel Don Allegrezzi. Esatto. Allora, velocemente, due titoli per cominciare. Quello del Sole 24 Ore, che, come dire, è abbastanza evidente nella sostanza. Il debito vola al 132,8%, crescita ferma più 0,1%. C'è chi scrive più 0,2, ma capite che la differenza è veramente un'unghia. Flat tax, solo parole. Corriere della Sera, sì al DEF, ma nel governo si litiga. Davide. Sì, Fulvio, hai notato questa cosa? Alcuni giornali dicono lo 0,1, altri lo 0,2 di crescita. In realtà ci sono tutte e due le cifre nel documento del governo, perché lo 0,1 è il tendenziale, lo 0,2 è il programmato. Cioè, se continuiamo così faremo lo 0,1, ma se facciamo delle grandi cose forse raggiungiamo lo 0,2. Segnalo che la crescita dell'Eurozona nello stesso periodo, cioè nel corso del 2019, è 1,3. Noi abbiamo lamentato in passato, vi ricordate i governi Renzi quando dicevano abbiamo trovato il segno meno, adesso c'è il segno più, stiamo crescendo? E noi diciamo sì, stiamo crescendo, ma cresciamo alla metà della media europea e continua a essere un problema. Ecco, adesso siamo a un sesto della media europea. Quei numeri sono abbastanza significativi. Il debito, aveva detto alla fine dell'anno scorso, a Natale praticamente, quindi 4 mesi fa, il governo e significativamente il ministro Tria, il debito, comunque andranno le cose, diminuirà. E chi non ci crede sbaglia, perché noi faremo diminuire il debito, lasciateci governare. Ecco, il debito aumenta, il deficit sarebbe dovuto essere al 2%, 2.04, c'era quel trucchetto del 2.4, invece purtroppo loro scrivono che è al 2.4, secondo me sarà superiore se non si tagliano le spese, dicono non c'è bisogno di manovra aggiuntiva, questo in parte probabilmente è vero, è l'unica cosa, diciamo, in qualche modo convincente, perché nella legge di bilancio inserirono il concetto che nella seconda metà dell'anno, se i conti fossero stati disallineati, sarebbero partiti tagli automatici. Ecco, se le cose stanno così, in effetti non c'è bisogno di una manovra correttiva, però c'è bisogno di correggere quello che si dice, perché continuano a parlare solo di detassazioni e aumento delle spese, e evidentemente la seconda metà dell'anno, dopo le europee, sarà di segno assolutamente opposto. 3 anni e mezzo fa, la città di Roma è stata al centro di molte polemiche per il suo ex sindaco Ignazio Marino, che è stato sotto inchiesta per una questione legata degli scontrini, e al tempo stesso vorrei ricordare che è stato destituito non dall'opposizione, non attraverso una riunione in consiglio comunale, ma attraverso un atto notarile firmato dai consiglieri del Partito Democratico, cioè il partito che aveva espresso come sindaco Ignazio Marino. Bene, ieri è arrivata l'assoluzione per questa che lui ha definito una ferita. Tra poco mi piacerebbe dedicargli lo stesso spazio che si è dedicato 3 anni e mezzo fa per accusarlo. Lo faremo con Giacalone. Buona giornata da Don Allegrenzi, Giuliani e Diaco, e da Davide Giacalone. Davide, ricordo che in quegli anni in cui Marino, anzi in quei mesi in cui Marino è stato sindaco di Roma, il Partito Democratico era commissariato da Matteo Orfini, il quale andò in TV a difendere la scelta del PD di andare da un notaio per destituire l'allora sindaco Marino. Se Marino fosse rimasto sindaco, magari si sarebbero perfine fatto le Olimpiadi in questa città e tante altre cose. Allora, dall'America lui risponde dopo l'assoluzione della Cassazione che ha annullato la condanna: la ferita resta. È stato assolto in primo grado, la cosa erano gli scontrini, le cene pagate, che è stato assolto in primo grado, poi condannato per peculato a 2 anni in secondo grado. Ieri la Cassazione ha posto fine, perché l'ha annullato senza rinvio la condanna, perché il fatto non sussiste. Ora vorrei che si riflettesse su questo: il fatto non sussiste, cioè non c'è il fatto. Questo non c'è il fatto, però ha inquinato e ha corrotto la vita politica, la vita civile, non solo di Roma capitale, ma anche dell'Italia, perché si è potuto parlare lungamente di corruzione e altro. Per assumere questa verità non c'è bisogno di essere dei tifosi di Marino, non c'è bisogno di considerarlo un buono o un cattivo sindaco, ognuno lo giudichi come gli pare, non c'è bisogno di parteggiare per una forza politica, tanto più che il Partito Democratico, come hai correttamente ricordato, è vero che lo fece eleggere, ma è vero anche che lo fece fuori, quindi insomma non saprei, diciamo. Il punto non è questo, il punto è che in un paese civile ci sta che io sia accusato di qualcosa di infamante.
Ci sta, è una regola di cittadinanza, lo devo accettare, ma per la miseria dovete liberare me e la collettività in tempi ragionevolmente brevi del sospetto. E quindi se sono colpevole mi mandate in galera, se sono innocente liberate tutti da questo sospetto. Che noi si sia dopo anni e dopo quello che succede a Roma di fronte a una sentenza dicendo il fatto non sussiste, mi congratulo con Marino, ma non certo con gli italiani e con me stesso. Davide, torniamo alla vicenda Cucchi invece. Ieri è stata ospite di RTL 125, il nostro news proprio Ilaria Cucchi, che ha ricevuto nei giorni scorsi una lettera dal comandante dell'Arma dei Carabinieri, Nistri, e questa storia però non è finita lì, perché ci sono state ulteriori polemiche. Oggi si parla sui quotidiani appunto di una richiesta di dimissioni a Nistri. Sì, Ilaria Cucchi è ammirevole non solo per la battaglia che ha condotto e conduce, ma per il linguaggio, per il tono che utilizza, sempre molto pacato, veramente ammirevole. Detto questo, quando abbiamo letto a botta calda la lettera del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, avevamo subito detto sì, la questione purtroppo non si risolve così, vedrete, ci saranno dei contraccolpi. Pensavamo per esempio ai carabinieri che sono sotto processo, e puntualmente è arrivata questa cosa. È stato il capitano ultimo oggi a rilasciare interviste praticamente a tutti i giornali, e dice bisognerebbe che il comandante generale difendesse anche i carabinieri. Forse questa è un'accusa un po' ingenerosa, ingiusta. Il problema non è quello che il comandante generale dei carabinieri deve difendere anche i carabinieri, il problema è che sia il comandante generale dell'arma Nistri, sia poi a ruota il governo, tra l'altro presieduto da un avvocato, hanno detto uno appresso all'altro: ci costituiamo parte civile. Ecco, peccato che il processo è già in corso, la costituzione di parte civile doveva avvenire all'inizio, e questa non è una bella pagina, neanche sotto forma di indicazione e di lezione di diritto agli italiani. A proposito del linguaggio sempre scelto e utilizzato dall'area Cucchi, come ricordava Giusy Legrenzi, ne abbiamo avuto ennesima prova e riprova nella chiacchierata di ieri, tra l'altro molto ripresa, con tanti riferimenti e un grado di civiltà decisamente superiore a quello a cui faceva riferimento Davide Giacalone, civiltà giuridica intendo, rispetto al caso Marino. Dalla prima del Corriere della Sera, tra poco magari scambiamo un'opinione proprio con Davide. Leggo in taglio alto: design e innovazione conquistano Milano, salone e fuori salone. Sin qui nulla di nuovo, onestamente, ne stiamo parlando da un po' di giorni. Sono un paio di giorni che mi capita di passeggiare un po' volutamente, ovvio, un po' per caso, un po' volutamente, nelle vie, tante vie dove Milano è animata dal fuori salone. Devo dire, lo spettacolo è assolutamente meraviglioso, è una città gonfia di turisti, di interesse, scoppiettante, divertente, persino con il problema di gestire l'eccesso di successo, questo va detto. Ma quanto è lontano, ne parliamo fra poco, questa Milano dal resto d'Italia? È la domanda che mi frulla da ieri sera. RTL 102.5 in rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, si diceva di Milano il successo travolgente, addirittura da gestire, fuori salone, salone, ma anche questa distanza. Altre volte ne abbiamo parlato. In questi giorni sembra diventare abissale tra una città e il resto del paese. È come respirare un'aria che altrove semplicemente, ed è qualcosa che francamente preoccupa, non trovi. Non è solo, credo, una città e il resto del paese, è un'Italia e l'idea che l'Italia ha di se stessa, perché il design italiano nel mondo è considerato un valore ed un pregio attuale, presente, vendibile, realizzabile. In Italia è molto più vissuto sotto l'aspetto della storia, della nostalgia, di quel che fummo, magari con citazione di Gio Ponti, che ci sta sempre bene perché era assolutamente geniale, ma come se fosse l'Italia di allora. Invece no, è l'Italia di oggi, come il salone dimostra, ma al di là del salone, la realtà commerciale, i numeri dimostrano. Noi viviamo una lunga stagione di stolta nostalgia, che ci serve solo e soltanto a far sì di non dare il giusto valore alle cose preziose che abbiamo, e invece continuare a inseguire la protezione di un passato che, quando era presente, non piaceva quasi a nessuno. Comunque il modello Milano viene da lontano, da Albertini, dalla Moratti, poi ancora Pisapia, poi ancora adesso Sala. Cioè, voglio dire che a Milano, a differenza di Roma, l'opposizione non chiedeva e non chiede ogni giorno le dimissioni del sindaco. C'è un rispetto, diciamo così, del
una civiltà democratica che francamente Milano porta con sé, Davide. Questo non c'è dubbio, abbiamo sempre detto, la grande pregio, le giunte si sono succedute senza impegnarsi a distruggere quello che è arrivato prima. A Roma si sono sempre candidate dicendo votatemi, così smonto tutto quello che hanno fatto. Il risultato si vede. Incredibile. Non dimenticate i cittadini che si sentono protagonisti di un momento storico importante e si vede, si sente. Questo sì, è rilevante. I cittadini. Così tanto per infierire su noi romani. Così. No. Grazie naturalmente. Ciao Davide, ci ritroviamo domani sempre a quest'ora. Grazie a voi, buona radio a tutti.